prossima relazione ci introduce a un'altra funzione del nostro territorio importante, che è quella appunto della produzione di energia e dell'impiego di energie alternative. Il relatore è l'assessore Andrea D'Appretto, assessore ai lavori pubblici. Bene, buongiorno a tutti. Io tratterò un tema evidentemente diverso, ma contiguo ai temi che si sono trattati fino ad ora. Partirà la prima slide. Relativamente quindi alle energie alternative rinnovabili, la situazione attuale e le prospettive, ma in realtà il tema sarà un po' più ampio, perché vorrei parlarvi oggi un po' di sostenibilità degli edifici in senso più ampio. E dal rapporto di Legambiente del 2009, in realtà Comuni Rinnovabili, realizzato poi in collaborazione con il CSE, si evince che il primo campo di intervento riguarda l'integrazione delle fonti rinnovabili dell'edilizia al fine di perseguire il risparmio evidentemente energetico e la diminuzione di emissioni. Quindi la riconversione del settore delle costruzioni è infatti strategica per ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2. Occorre dunque delegare un programma di miglioramento del rendimento energetico delle nuove e vecchie costruzioni ad una diffusione delle fonti rinnovabili capace di dare risposta alle specifiche domande di energia degli edifici e quindi anche di ridurre sensibilmente, in sostanza, anche le bollette dei cittadini. Per muovere questo cambiamento occorre una strategia chiara che passa da alcuni campi di intervento prioritari. Spingere l'innovazione attraverso l'introduzione della certificazione energetica degli edifici. La certificazione energetica oggi in regione esiste dopo un percorso poco virtuoso e fallimentare di un tentativo di avvio della valutazione energetica ambientale che ha fatto perdere molto tempo, ha fatto discutere molto e alla fine è fallita. Siamo rintornati ad un'applicazione a quel punto di una norma nazionale che valuta solamente la questione energetica e non ambientale, che non è, a mio avviso, ma non solo a mio avviso, non è completa e non è sufficiente per valutare le operazioni immobiliari o le operazioni di costruzione in un contesto energetico ed ambientale. Quindi qui il tema è veramente riuscire a introdurre un meccanismo virtuoso di valutazione in questo senso, energetico ed ambientale. Secondariamente, di fissare un effettivo contributo negli interventi edilizi, contributo non economico, diciamo una partecipazione negli interventi edilizi delle applicazioni reali di energie rinnovabili. Punto terzo, evidentemente, deve esistere anche una politica forte per l'efficientamento energetico degli edifici esistenti. Siamo in un periodo storico in cui, e come abbiamo visto, anche gli orientamenti del piano regolatore sono quelli di una diminuzione del consumo del suolo, quindi siamo in un periodo in cui le nuove costruzioni saranno, il comparto delle nuove costruzioni sarà sicuramente inferiore al comparto della ristrutturazione edilizia, che diventa un tema importante per tutte le città europee, quale quella di Trieste, e quindi la riqualificazione diventa un tema fondamentale ed è anche da un punto di vista economico probabilmente uno dei grandi temi, una delle grandi sfide di tutto il comparto economico produttivo edilizio. Quindi all'interno di questi primi punti, diciamo, che potrebbero essere considerati dei punti chiave per spingere l'implementazione energetica e l'uso delle fonti di energia rinnovabile, esiste evidentemente, noi agiamo in un quadro europeo. Ho già citato il documento della Commissione al Consiglio del Parlamento Europeo, il Comitato Economico e Sociale Europeo, il Comitato delle Regioni, dopo una comunicazione che appunto chiamasi verso una strategia tematica sull'ambiente urbano, già citato dall'assessore Marchigiani, che indica degli obiettivi globali su una strategia tematica appunto dell'ambiente urbano. Migliorare la qualità e le prestazioni ambientali delle aree urbane, assicurare agli abitanti delle città europee un ambiente di vita sano, rafforzando il contributo ambientale allo sviluppo urbano sostenibile e tenendo conto nel contempo dei connessi aspetti economici e sociali. Le aree urbane svolgono molte funzioni per i loro abitanti e per coloro che le utilizzano, assicurando la disponibilità di alloggi, di posti di lavoro, l'accesso ai beni, ai servizi, le attività culturali, l'interazione sociale. Per consentire e favorire tali funzioni, le aree urbane dispongono di numerosi elementi statici, quali edifici, infrastrutture, spazi verdi, terreni incolti, abbandonati, nonché di una serie di elementi dinamici come i trasporti, l'acqua, l'aria, l'energia e i rifiuti.
Le questioni fondamentali che emergono come criticità sono sostanzialmente il consumo di energia, le emissioni di gas, ma sono già state citate, il consumo, il trattamento delle risorse idriche, i rifiuti, il rumore, la qualità dell'aria, la natura, la biodiversità, i trasporti, la mobilità, la progettazione, i rischi naturali, i rischi antropici, l'edilizia sostenibile, le implicazioni sanitarie e la qualità della vita in generale. Poiché le aree urbane spesso si estendono oltre i confini amministrativi delle città, evidentemente deve applicarsi anche questo concetto all'intera area urbana, richiede necessariamente una cooperazione tra amministrazioni contigue, come già richiamava questa mattina la Presidente Bassaporta. Gli edifici in ambiente costruito sono gli elementi che caratterizzano l'ambiente urbano, tali elementi conferiscono a ciascuna città una particolare fisionomia e una serie di punti di riferimento che creano un senso di identità e di riconoscibilità, rendendo la città un luogo attraente per vivere e per lavorare. Pertanto la qualità dell'ambiente costruito ha una forte influenza sulla qualità dell'ambiente urbano, ma tale influenza non si limita a semplici considerazioni di carattere estetico. Il riscaldamento e l'illuminazione degli edifici assorbono la maggior parte del consumo di energia, il 42%, di cui il 70% per il riscaldamento, e producono il 35% delle emissioni complessive di gas serra. Gli edifici e l'ambiente costruito utilizzano la metà dei materiali estratti dalla costa terrestre, e producono ogni anno 450 milioni di tonnellate di rifiuti da costruzione e da demolizione, ossia più di un quarto di tutti i rifiuti prodotti. La comunicazione intermedia che era stata fatta verso una strategia tematica di prevenzione e riciclo di rifiuti segnala infatti l'aumento dei volumi di rifiuti da costruzione e demolizione e la loro sempre maggior complessità, dovuta alla crescente varietà di materiali anche utilizzati nelle costruzioni di edifici, le modifiche delle tecnologie e le nuove tecnologie. Questo limita o complica la possibilità di riutilizzo e di riciclo. Siamo oggi a circa un 28%. E rende necessaria la costruzione di discariche, ulteriori estrazioni di minerali, eccetera. In Europa, in Italia, ma quindi anche a Trieste, la popolazione trascorre quasi il 90% del proprio tempo all'interno degli edifici. Quindi una cattiva progettazione degli immobili o il ricorso a metodi di costruzione inadeguati può avere un effetto evidentemente negativo e significativo sulla salute e sullo stato di vita dei loro occupanti, oltre a renderne evidentemente costosa la manutenzione, riscaldamento, raffreddamento, con forti ripercussioni soprattutto sulle persone anziane e sui gruppi svantaggiati. Quindi una cattiva progettazione di alcune degli edifici in generale, possono essere anche residenziali, possono anche portare a deviazioni comportamentali e addirittura anche alla criminalità. Il mutamento delle modalità di progettazione, costruzione, ristrutturazione e demolizione degli edifici e dell'ambiente costruito può quindi consentire un notevole miglioramento delle prestazioni ambientali e dei risultati economici delle città, nonché evidentemente della qualità della vita. Ma nonostante le conoscenze che ormai sono disponibili, che ormai sono concrete in materia di edilizia sostenibile, purtroppo i nuovi edifici non sempre sono costruiti con questi criteri. Un'efficacia ormai sperimentata sostanzialmente, ma comunque sarebbe insufficiente, visto il basso tasso di sostituzione degli edifici, compreso tra 0,5 e 2% l'anno, questo basso tasso di sostituzione sarebbe insufficiente comunque a dare un impatto significativo sulla qualità dell'ambiente costruito. E sottolineato ancora poi in ulteriori conferenze, nella terza conferenza interministeriale europea sull'abitare sostenibile, e come sottolineato appunto in questa ulteriore conferenza, l'Europa sostiene che per rendere più sostenibile anche gli edifici esistenti bisogna evidentemente intervenire con con lavori sistematici di adeguamento, assicurando una ristrutturazione secondo evidentemente dei criteri di sostenibilità. Il miglioramento del rendimento energetico degli edifici è uno dei sistemi con il miglior rapporto costi-efficacia per rispettare gli impegni assunti in virtù del protocollo di Kyoto in materia anche di cambiamenti climatici. L'adeguamento del vecchio patrimonio immobiliare mediante lavori di isolamento potrebbe consentire una riduzione delle emissioni di CO2 degli edifici e quindi dei relativi costi energetici del 42%. La ristrutturazione è certamente più complessa della nuova edificazione, sono necessarie soluzioni differenti, la progettazione diventa più complessa, si complica ulteriormente quando ci sono immobili soggetti a tutela.
ma la situazione sostenibile presenta anche ulteriori effetti positivi, oltre rispetto alla demolizione e ricostruzione. La conservazione dell'energia e dei materiali già presenti, perché non dimentichiamoci che per produrre nuovi materiali di costruzione reimpieghiamo di nuovo energia e consumiamo di nuovo energia e inquiniamo di nuovo. E ulteriormente la ristrutturazione e la riqualificazione anche fa migliorare e mantenere un patrimonio edilizio che è proprio di una comunità, e questo fa probabilmente aumentare anche la consapevolezza di un bene rispetto alla comunità. Più del 40% degli abitanti delle principali città europee, e Trieste è una delle 500 principali europee, parliamo delle città sopra i 100.000 euro, vive in grandi complessi costruiti sostanzialmente in serie o prefabbricati. Abbiamo anche degli esempi a Trieste di edilizie di questo tipo. Questi complessi evidentemente rappresentano una grande sfida per la sostenibilità e una grande occasione, sia a causa delle dimensioni, sia per l'urgenza di trovare un rimedio rapido. I dati sono sicuramente ancora incompleti, ma le prime stime parlano circa di un quinto degli appartamenti necessita di piccoli lavori di ristrutturazione, tre quinti hanno bisogno di grandi lavori, un quinto deve essere completamente ricostruito e quindi si dovrebbe procedere alla demolizione e alla sostituzione. Anche i complessi in quanto tali devono essere ristrutturati per assicurare poi una combinazione più equilibrata fra abitazioni e servizi, servizi economici e sociali, rispetto quindi a una situazione che ad oggi invece vede molte aree depresse da questo punto di vista. Quindi la costruzione sostenibile di nuovi edifici, nuove infrastrutture, ristrutturazione sostenibile degli edifici esistenti possono portare, in realtà, se venisse realmente applicata questa procedura, ad un sensibile miglioramento delle prestazioni ambientali delle città e delle qualità della vita, quindi, degli abitanti. Ma su questo anche qui mi rilascio al discorso che è stato fatto da Elena Marchigiani e anche da Fabio Mero. Anche qui evidentemente i cittadini devono svolgere un ruolo determinante per la realizzazione di un ambiente urbano sano e sostenibile. La partecipazione del pubblico al processo decisionale evidentemente è presupposto per realizzare la sostenibilità. Infatti l'assenza di consapevolezza riguardo alle conseguenze ambientali delle azioni può volte ostacolare l'adozione di un approccio più sostenibile. Ma la maggiore sensibilizzazione del pubblico e un cambiamento di comportamenti sono due elementi fondamentali di qualsiasi strategia che voglia realizzare un ambiente urbano sano e di buona qualità. In prospettiva, l'Europa, ma sono gli intendimenti evidentemente non solo dell'Europa, ma italiani e di tutti i territori che stanno ragionando su questi temi, di tutte le città che stanno ragionando su questi temi, vede un'edilizia sostenibile intesa come un processo nel quale tutti i soggetti interessati, proprietari, finanziatori, progettisti, costruttori, fornitori di materiali, autorità, eccetera, applicano considerazioni di ordine funzionale, economico, ambientale, qualitativo per costruire e ristrutturare edifici e creare un ambiente edificato che risulti gradevole, durevole, funzionale, accessibile, comodo, sano, in cui vivere e svolgere attività in grado di migliorare il benessere di chiunque entri in contatto con tale ambiente. Vi ricordo che noi siamo costretti in qualche misura a vivere nell'architettura e a subire l'architettura o l'edilizia, indipendentemente da come la vogliamo chiamare. Come dicevo prima, passiamo gran parte del giorno dentro una struttura architettonica, dentro una struttura edilizia. Deve essere efficiente sotto il profilo delle risorse, quindi a livello di energia, materiali, acqua, in grado di favorire l'uso di fonti di energia rinnovabile e che richieda quindi poca energia esterna per attivare i suoi processi energetici, sfruttamento migliore di acque meteoriche e di falda, corretto trattamento delle acque di scarico, impiego di materiali compatibili con l'ambiente che si possono riciclare e riutilizzare facilmente e che non contengono soprattutto sostanze pericolose che si possano smaltire quindi in sicurezza. Ulteriormente, un'edilizia sostenibile, un'architettura sostenibile deve essere rispettosa dell'ambiente circostante, e qui mi rifaccio alla questione a cui accennavo prima della valutazione energetica ambientale fallita nella regione Friuli Venezia Giulia, e quindi l'importanza della valutazione ambientale all'interno di questo sistema. E deve essere competitivo in termini di costi, e questo è evidentemente soprattutto per il mondo delle costruzioni, il mondo imprenditoriale,
territoriale deve essere un dato fondamentale, quindi la ricerca essa stessa diventa un dato significativo. Fatto questo quadro, vorrei ragionare ancora un paio di minuti con voi, credo che siamo ancora nel tempo stabilito, su come l'amministrazione sta cercando di attuare alcune di queste linee, alcuni di questi processi. Partendo dalla questione soprattutto del fotovoltaico, l'amministrazione sta avviando dei processi, questo è il Salone degli Incanti, l'ex pescheria, che si prevede coperta con una guaina membrana in silicio amorfo, membrana che andrà a produrre 96.880 kWh anno, eviterà soprattutto, i dati più significativi sono quelli in rosso, eviterà soprattutto l'emissione di 44.500 kg di CO2 all'anno e con risparmio di sarebbero tonnellate equivalenti di petrolio, di 18 tonnellate abbondanti all'anno. Qui rientriamo anche nella questione dell'integrazione della tecnologia per la produzione di energie alternative su beni storici o su edifici particolarmente sensibili. Con questi semplici render è stato tentato di comprendere, rispetto a uno stato attuale della pescheria e ad uno stato di proposto, come l'uso della membrana in questo caso sia la soluzione migliore per avere praticamente un impatto zero, un impatto visivo molto limitato conseguente alla stesura di questa guaina. L'impianto porterà sostanzialmente a una sostenibilità completa dell'edificio da un punto di vista dei consumi energetici. Quindi sì, qui ancora una nota, la tipologia costruttiva appunto è stata messa a punto al fine di ottimizzare l'inserimento e l'integrazione e con lievissimi ulteriori interventi di completamento sull'edificio. Ulteriormente l'attività dell'amministrazione in continuità, in realtà un processo già avviato dall'amministrazione precedente, sta completando e portando avanti e mettendo in atto nuove azioni di installazione di impianti fotovoltaici su diversi edifici, su diverse tipologie di edifici di proprietà comunale. Il nuovo spogliatoio del campo da calcio del San Giovanni, che prevede un ulteriore impianto capace di produrre circa 8.800 kWh, anche qui con un risparmio di 4.700, se vedo bene, kg di CO2 all'anno. Il Palasport di Chiarbola produce 21.354 kWh anno, ancora con dei risparmi di emissioni significativi, e poi anche situazioni più piccole, in questo è un bocciato mi sta del Friuli, con un piccolo impianto fotovoltaico, una scuola elementare Mauro, che ha questo piccolo impianto fotovoltaico, e questa è una scuola per l'infanzia, che anch'essa è dotata oggi di un impianto fotovoltaico, il centro residenziale Campanelle, e ulteriormente si stanno avviando dei progetti relativamente alla caserma Beleno, in cui verrà installato un grosso impianto fotovoltaico che riuscirà a soddisfare parte delle necessità energetiche, e la realizzazione di un nuovo impianto sportivo di San Giovanni a fianco in sostanza degli spogliatoi che avete visto prima, verrà realizzato un edificio con le pareti in cellule fotovoltaiche per una sua integrazione appunto energetica, la possibilità di concedere in uso grandi coperture o grandi o piccole coperture degli edifici comunali al fine di evitare noi la manutenzione, avere la manutenzione del tetto, la realizzazione del tetto, l'inserimento di un impianto fotovoltaico che verrà gestito poi da chi si aggiudicherà l'appalto. E su questo argomento evidentemente noi abbiamo una maggiore attenzione per gli edifici che hanno una certa sensibilità e stiamo lavorando anche con un ulteriore bando sulla scuola a cui abbiamo partecipato per implementare inizialmente le scuole che riteniamo degli edifici fondamentali per la nostra comunità e affinché riescano ad avere una valenza energetica anche da un punto di vista didattico importante e che riescano a diventare un sistema di produzione di energia. E, ulteriormente questa
questa valutazione che si sta facendo evidentemente va a toccare anche luoghi quali le aree, è finito il mio tempo, quindi credo che lascio a questo punto la parola all'Antonella Grimm, mi limito esattamente ai miei 20 minuti, vi ringrazio e spero di aver chiarito un po' le politiche, le intenzioni dell'amministrazione nei temi della sostenibilità e nei temi dell'implementazione energetica con fonti rinnovabili. Grazie.